pronti. Siamo in diretta? Siamo in diretta. Se questi me li hanno regalati fatti da lavoro, perché non li ho portati, me li sono dimenticati a Roma, ci sono delle temperature. Oggi Berlusca, no? Mi ha riparlato di Ponte sullo Stretto. Io l'ho scritto chiaramente, non è che cioè, di Berlusconi si può dire tutto, ma fesso non è. Per cui se parla di Ponte sullo Stretto perché evidentemente si sta indirizzando ad un determinato target di elettori o di spostatori di voti, diciamo così. E me ne assumo le responsabilità, per me questi messaggi sono diretti a Mafia. D'altro canto non è la prima volta che Berlusconi, diciamo, si rivolge in un certo senso a rapporti con Cosa Nostra. Berlusconi c'è scritto nella sentenza dell'Utri che vorrei in qualche modo renderla il più possibile pubblica proprio quando andremo a fare un comizio ad Arcore, quindi invito tutti quanti voi a... insomma io mi sto impegnando tanto, quindi ci avete il dovere di raggiungermi ad Arcore, speriamo di essere tanti e cerchiamo di rendere pubblica questa sentenza dove c'è scritta che appunto sentenza via definitiva che con l'intermediazione di Dell'Utri oggi in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa Berlusconi pagò Cosa Nostra e pagando Cosa Nostra ebbe dei vantaggi, diciamo, di protezione anche economici, chiaramente anche Cosa Nostra ricevendo dei soldi ha avuto dei vantaggi. E questa è una sentenza, in un paese normale questo rappresenterebbe la fine politica di qualsiasi politico, e da noi invece non funziona così perché non siamo un paese normale. Io spero di riuscire a ridare, dando un mio contributo, un po' di normalità in questo paese. In un paese normale oggi ho fatto un video, l'ho fatto ieri Luigi, sugli impresentabili del PD, nei prossimi giorni lo faremo sugli impresentabili del centrodestra, e con un paese normale i giornalisti andrebbero dai segretari del PD o della Lega e Forza Italia chiedendogli perché non fate come 5 Stelle che candida soltanto incensurati e non candida persone sotto inchiesta o rinviate in giudizio per reati gravissimi, eccetera, eccetera. Invece da noi, in questo paese strano, fatta la rovescia, i giornalisti vengono soltanto da noi dicendo perché è candidato uno che 4 anni fa ha scritto una scemezza su Facebook. Vi sembra una cosa normale? Insomma, se siamo un paese anormale, responsabilità grande ce l'ha anche il sistema mediatico. Ripeto, io non ce l'ho con i giornalisti, però con gli editori impuri sì, con coloro che detengono il potere mediatico per scopi non delegati all'informazione, ma scopi politici imprenditoriali sì, questi sono per noi persone che hanno contribuito al disastro del paese. Siamo a Savigliano, il primo comizio in Piemonte, domani siamo a Chieri, in provincia di Torino, sì. Poi andiamo in Valle d'Aosta, poi a Varese, ci sarà pure Paragone, e poi appunto venerdì prossimo ad Arcore, speriamo di essere in tanti. Venite con me. Eccoci! Arrivo, La Lega che tira la 7, una sola domanda, ho sentito qui tanti militanti, no, sulle eventuali alleanze, diciamo, dopo la vittoria elettorale, sulla linea di Di Maio negli ultimi giorni. Non c'è più quella linea dura di una volta, o soli o niente. Non c'è la linea dura, durissima. Come sempre, siamo da soli, andiamo da soli, gli altri fanno inciuci. Cioè, noi che dobbiamo fare? Qualora abbiamo parlato di convergenza. L'abbiamo sempre detto, no? Qualora dovessimo avere l'incarico di governo, ci si presenta in Parlamento e vediamo chi ci sta. Per fare delle cose per i cittadini, che dobbiamo fare? Questa è la legge elettorale, l'hanno fatta essenzialmente per favorire l'inciucio. Cerchiamo di distruggere l'inciucio. Quindi convergenza su programmi o singole leggi? Come ma ho sempre detto, a me è capitato in 5 anni in Parlamento di votare con i provvedimenti col centrodestra, con il centrosinistra. Non è che me ne frega, mi interessa di fare delle cose buone per i cittadini. Poi ripeto, siamo gli unici a... Insomma, noi abbiamo fatto manifestazioni di piazza contro questa legge che è stata creata. Ora tutti la detestano, anche voi i cronisti dite che fa schifo, che fa schifo, che fa schifo. Cioè, allora i cittadini in primis non dovrebbero votare coloro che l'hanno approvata sta legge, perché non è veramente creata ad hoc per creare l'ingovernabilità. Poi se i cittadini italiani votano in massa a 5 Stelle e smettono di votare questi impresentabili, forse avremo una possibilità di riscatto come popolo italiano. Questo è un paese strano, un paese che non è normale, eh? Io oggi ho sentito il Berlusca di nuovo parlare del ponte sullo Stretto, ma non è stupido Berlusconi, gli si può dire tutto, ma fesso non è. Se parla del ponte sullo Stretto perché evidentemente parla, guarda, me ne assumo le responsabilità, lancia messaggi diretti a Cosa Nostra. E d'altro canto quell'opera è molto gradita alle mafie e Berlusconi ci ha scritto una sentenza dell'Utri che cercheremo un po' di rendere pubblica ad Arcole tra qualche giorno. È uno che ha pagato Cosa Nostra con l'intermediazione di dell'Utri, questo è poco ma sicuro. In un paese normale nessuno più lo intervisterebbe, invece lo considera qualcuno il salvatore della patria, uno che ha affossato la patria. Comunque i militanti sono contenti di questa apertura di Di Maio. Ma voi la chiamate?
di Savignano. Vabbè, voi la chiamate apertura, ma nulla di nuovo. Noi vogliamo avere l'incarico di governo, dipenderà dai risultati elettorali e poi vedremo la consistenza degli altri gruppi parlamentari e ci rivolgeremo alla nazione, a tutte le forze politiche per vedere se si possono fare delle cose in Parlamento. Sperando però che questa campagna elettorale, magari se condotta bene, ci potrà portare ad avere un risultato molto grande, quindi essere il più possibile autonomi, diciamo così. Grazie. Grazie a voi. Una battuta sull'infrastruttura, hai parlato del ponte sullo stretto, qua è una provincia che da anni aspetta il completamento della Cuneo Asti. Sì, voi rispetto siete... a questa tematica, diciamo, locale di questa zona, c'è Fabiana Dadone, lei le darà tutte le posizioni. Scusi, del 5 Stelle. Mi spiega per cortesia il reddito di cittadinanza dal suo punto di vista? Ma io... Ma da dove sbuca? No, perché ho sentito varie versioni. Siamo in diretta. Quindi volevo qua. Sentire la sua. Ma io innanzitutto la vorrei ringraziare perché è la prima giornalista che mi fa una domanda su un tema da penso da anni, quindi grazie. No, ma per carità, visto che ho sentito varie versioni esponenti del suo partito, volevo sentire la sua, se possibile. Allora, il reddito di cittadinanza è una misura che serve da un lato a contrastare la povertà, da un altro lato serve per rilanciare l'economia, perché si tratterebbe di investire denari nell'economia reale. Come funziona? Se tu sei un pensionato minimo che prendi 440 euro al mese, passi subito a 780 euro, perché è inconcepibile diciamo, costringere i cittadini pensionati a prendere di meno della soglia di povertà calcolata dall'Istat. Se tu sei un sessantenne che perde lavoro, oppure un ragazzo che non ha lavoro, puoi prendere un reddito di cittadinanza a patto di inserirti in un percorso formativo e di lavorare gratuitamente 8 ore a settimana per il tuo comune d'appartenenza. Tu ti inserisci in un percorso formativo, impari un altro mestiere, i centri per l'impiego, dato che l'economia ricircolerebbe positivamente perché quei soldi li spendi magari qui in questo comune, ti presenta appunto una proposta di lavoro, se ne rifiuti 3 perdi il reddito di cittadinanza. C'è in tantissimi paesi, in Italia c'è un dramma povertà enorme e soprattutto i denari si possono trovare, costa 18 miliardi di euro, 17-18 miliardi di euro all'anno, io ho visto Gentiloni in 24 ore trovare 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche spolpate dalla politica, allora se per le banche ci stanno i quattrini ci stanno anche per contrastare la povertà, grazie. Questo, scusi, solo per chiarire meglio, visto che alcuni dei suoi colleghi ne parlano come di un sussidio di disoccupazione. Di Maio per esempio ne ha parlato come di un reddito benedetto. Arrivo, abbiate pazienza, poi se sbagli una cosa, abbiate pazienza, non mi fate sbagliare nulla. Vorrei solo chiarire meglio la mia domanda, visto che Di Maio ne ha parlato. Io non ho mai sentito Luigi parlare di sussidio di disoccupazione. No, ma ne ha descritto, l'ha detto che sarà dato a chi perde il lavoro. Certo, evidentemente il reddito di cittadinanza viene dato a coloro che non hanno reddito, non a coloro che hanno il reddito. Per definizione il reddito di cittadinanza viene dato a tutta la popolazione, negli altri paesi dove se ne parla. Il reddito di cittadinanza, come l'abbiamo appunto impostato noi, appunto viene dato a coloro che non arrivano a un determinato reddito, per permettergli appunto di entrare nella società reale, perché oggi è il reddito che ti fa stare o dentro o ai margini della società. Ed è un sistema per sconfiggere la disoccupazione, cioè significa una manovra economica di fatto espansiva per permettere al cittadino di non ammazzarsi se perde il posto di lavoro a 50-60 anni e evitare che magari alcuni giovani fuggano da questo paese per fare la patente a Londra. Anche perché se i giovani fuggono da questo paese poi è morto il paese, è morto. Questo io la ringrazio. La ringrazio. No, ma grazie a lei. Arrivederci. Ah, mio dovere. Sì, andiamo dopo lì appena. Vieni con me. Ciao, come stai Carla? Aspetta, non mi spingete. Aspetta. Attenzione. Buonasera a tutti. Dov'è? Tranquillo. Buonasera, scusate. Da dietro. Ciao ragazzi. Buonasera. Grazie. Da qua. Buonasera. Mi sono dimenticato i foglietti. Bene, non mi ricordo. Buonasera a tutti e grazie per essere qui in piazza nonostante il freddo. A presto, speriamo bene stasera. Lo so, ti ringrazio. Mi sentite? Sì! Grazie. Allora, può salire io prima insomma di dire due parole sul programma, su perché io chiaramente... Stelle, anche perché non votare gli altri, perché per me coltivare la memoria è piuttosto importante in questo paese piuttosto smemorato. Vorrei presentarvi 3 candidati nei collegi uninominali di qui. Federico, vieni tu per primo, magari sono le prime volte. Federico, no.
che parlano di fronte a tante persone, magari sono un po' emozionati, ma sono persone per bene. Ok, buonasera a tutti, io sono Federico Costamagna, ho 28 anni e sono un candidato di Mondovì e sono nel collegio Mondovì, Alba, Bra e Fossano. Sono un po' fuori territorio qui a Savigliano, ma so che ci sono tante persone della provincia, quindi sono contento di essere qua anche per rappresentare tutti voi. E innanzitutto volevo ringraziarvi perché fa molto freddo, il tempo è bruttissimo, ma siete tantissimi e per noi, grazie. Per noi che siamo qui sopra un palco, quindi siamo un po' più in alto, ma in realtà siamo cittadini come voi che proviamo a cambiare qualcosa. Allora, io volevo solo dirvi brevemente perché mi sono candidato, anche perché il collegio uninominale è un collegio molto difficile, quindi non è che l'ho fatto molto facilmente, ma la mia esperienza personale di giovane laureato è un'esperienza di cui ho una tremenda paura per il mio futuro. È una cosa brutta da dire, avere paura del futuro. Perché il futuro è una parola bellissima, dovrebbe portarti dei sogni, delle aspettative. Invece in Italia 20 anni di politiche miopi e arriviste hanno rubato il futuro a noi giovani. Noi giovani, come tanti miei amici, che sono dovuti o emigrare oppure sono esasperati perché non riescono a trovare un lavoro. E invece il Movimento 5 Stelle ha il futuro nel suo programma. Addirittura il tour di Alessandro si chiama Futuro in Programma. Perché è questo dove dobbiamo andare, il futuro. Quindi il Movimento 5 Stelle ha un programma con 50 miliardi di investimenti negli impianti strategici per l'Italia, green economy, industria 4.0, istruzione, università e ricerca, che sono la chiave per il nostro futuro. Ed è questo il futuro per cui io mi batto e per cui mi sono candidato. Grazie a tutti. Giuseppina, puoi salire. Sì, tutta una cosa, coloro che hanno già compiuto 25 anni di età verranno consegnate appunto il giorno delle elezioni due schede elettorali, una per eleggere il Senato della Repubblica, l'altro la Camera dei Deputati. A coloro che non hanno compiuto 25 anni di età, soltanto una scheda per la Camera. Ricordate di mettere soltanto una X su ogni scheda, se ne mettete due vi hanno annullato il voto, se ci mettete dentro una foto di qualche politico con una fetta di salame, capisco che vi togliete un sassolino, ma vi annullano il voto. Per cui una scheda per una X per la scheda della Camera, una per la scheda del Senato, soltanto una, quindi o sul nome del candidato nel collegio uninominale oppure direttamente sul simbolo. Se ne mettete due, una sul nome e una sul simbolo, c'è il rischio appunto dell'annullamento. Prego, e in bocca al lupo. Viva il lupo! Viva il lupo! Allora, innanzitutto grazie per essere qui questa sera che fa veramente freddissimo. Sarò brevissima. Mi chiamo Giuseppina Giambra e sono candidata per l'uninominale nella provincia di Cuneo per il Senato. Ho 51 anni, sono sposata, faccio l'ottico di professione da 24 anni con molta passione. Sono un'attivista dal 2009 e da allora partecipo a tutte le attività della zona del Movimento 5 Stelle. Innanzitutto vorrei ringraziare chi mi ha permesso di essere qui sul palco, perché io sono proprio la dimostrazione che chiunque di voi potrebbe essere qui. Questo perché... Si sente? Ok, questo semplicemente perché il Movimento 5 Stelle è una forza politica che unisce le persone e ha sostituito la parola delega, tanto cara alla vecchia politica, con la parola partecipazione, per cui noi siamo qua e partecipiamo tutti, anche dal basso, anche io che non sono niente di che se non un attivista. Essendo stata sempre nel commercio, vorrei occuparmi di turismo e commercio, anche perché a mio parere qua siamo seduti su una pentola d'oro che non è ancora stata sfruttata, però per poterla sfruttare abbiamo bisogno di risolvere tante cose all'interno di questa provincia. Parliamo di trasporti, vi accenno soltanto alla Cuneo Asti, che è rimasta lì l'incompiuta, la nostra Salerno Reggio Calabria. Parliamo dell'ospedale di Verduno, che è un pessimo biglietto da visita per i nostri turisti. Cioè, ci rendiamo conto che i turisti arrivano in Langhe, Eroero, che è patrimonio dell'UNESCO, e cosa vedono? L'ospedale di Verduno. Allora, tutti quei soldi che sono stati spesi per l'ospedale di Verduno, a iniziare dai 145 milioni di euro, 17, perché se voi guardate i preventivi hanno messo pure i 17 centesimi, e questa cosa mi fa veramente incazzare, perché quei 17 centesimi potevano anche risparmiarceli, e adesso sono arrivati quasi a 190 milioni. Tutti quei soldi potevano essere usati per i nostri servizi,
Vi racconto solo questo brevemente. Abbiamo fatto i banchetti in questi giorni, ho incontrato una coppia di anziani sull'ottantina e non si volevano fermare. Il signore continuava a dirmi: ah no no, ma io non voto, io non voto. Poi vedevo che esitava, ho capito che invece voleva parlare, aveva bisogno di qualcuno che lo ascoltasse. Praticamente questo signore è sempre stato in buona salute, adesso aveva bisogno di una risonanza magnetica, è andato a dicembre a prenotarla e gliel'hanno data per giugno. Lui si sentiva abbandonato dalle istituzioni, mi ha fatto tenerezza perché poteva essere mio padre, mi ha fatto tenerezza perché diceva che non ci credeva più e mi ha detto: dillo ad Alessandro, mi raccomando, io non vengo fino a Savigliano, perché questo signore era in un paese su nella Langa, dillo a Savigliano, dillo ad Alessandro che la situazione qui è questa. E io gli ho detto: guardi, le do il programma, lo legga, anche se è di un'altra idea, ci dia fiducia perché noi cercheremo di cambiare queste cose. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ciao. Mirella, grazie. Grazie. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per essere venuti nonostante il tempo non troppo clemente. Io sono Mirella Ramonda, sono nata a Torino nel 52, ho svolto nella mia vita attività professionale con iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e con mio papà commercialista ho seguito anche la parte fiscale delle imprese. Avevo 4 anni, non frequentavo l'asilo, mio papà mi portava con sé, sono stata la più giovane portaborse d'Italia, credo, e mi sono appassionata a questo ambiente comunque. Io ho visto le imprese all'epoca fiorire, bastava aver voglia di lavorare per poter lavorare, se c'era poi il genio si faceva ancora di più, ma bastava la voglia di lavorare. Le ho viste arrivare al miracolo italiano, quello del... siamo arrivati ad essere la quinta, qualcuno dice la quarta potenza economica a livello mondiale, l'Italia. E poi pian pianino abbiamo incominciato a vedere che qualcosa non andava. Approfittando proprio della mia posizione lavorativa, io mi sono resa conto che non era colpa degli imprenditori, c'era qualcosa che non quadrava e non riuscivo a capirlo. Mi sono resa conto, credo che sia novembre 88, i miei clienti non incassavano più. A Torino il capo della piramide, non lo dico ma sappiamo tutti chi era, hanno incominciato a pagare a 30, 60, 90, 120 giorni. I miei clienti, poveretti, sono diventati la banca per queste grosse aziende e non avevano più il denaro, non avendo i ricavi, per pagare fornitori e dipendenti. È stato un disastro e poi abbiamo avuto il 2008, abbiamo avuto tantissimi altri problemi. Perché sono arrivata al Movimento 5 Stelle? Perché io mi sono resa conto che lavorativamente non ero più in grado di aiutarli i miei clienti. Ho detto: ci vuole qualcosa di più, ci vuole una politica. Ho incominciato a girare, nascevano partiti, ne ho visitati una manciata, 2 o 3 incontri e scappavo. Poi mi hanno detto: vai a Chieri, c'è il Movimento 5 Stelle vicino a casa mia, dove andrà domani. Io sono andata, ho trovato un gruppo di persone competenti, serie, motivate, democratiche e non sono più uscita, sono qua ancora dopo 8 anni. Quindi questo è uno dei motivi per cui sono qua, perché io credo che il Movimento 5 Stelle sia l'unica forza politica, ripeto, ne ho contattate parecchie, che vuole aiutare gli italiani, perché aiutare le imprese, 4 milioni e mezzo di piccole imprese, con 2, 3, 4 dipendenti l'uno, sono decine di milioni di famiglie che vivono su questo. Quindi bisogna assolutamente aiutarle. Sapete tutti che i nostri parlamentari si dimezzano lo stipendio e versano tutto quanto. 200, quanti milioni ho letto oggi? Mi pare quasi 22 milioni. 22 milioni, un gruppo parlamentare è riuscito a mettere nel fondo per le piccole e medie imprese. Gli altri, se non lo fanno, è perché non lo vogliono fare. Punto e basta. Onore a questi ragazzi. L'altro motivo per cui sono nel 5 Stelle è perché da casa mia io stavo in centro, abitavo in centro, in una zona non quindi di periferia estrema, prendendo il caffè al mattino, bidoni della spazzatura, vedevo delle persone a Torino, è iniziata tanto tempo fa, che raccoglievano le cose nei bidoni.
potevano essere mio papà e mia mamma, e io mi sono detta, in un paese civile questo non può accadere. Quindi noi speriamo, il programma è fantastico, il programma è lungimirante, e per la prima volta io leggo un programma dove si pensa a fra 10, fra 20 anni, come facevano gli statisti del primo dopoguerra, qui molti lo sanno, i piani trentennali. Adesso i piani dei nostri, di chi ci gestisce, sono di un anno e non ce la fanno perché... ma tutti gli anni sono talmente bravi loro che non si arriva a fine anno, c'è la correzione, il correttivo a metà anno, no? Quindi una cosa vergognosa, e poi ci dicono che il Movimento 5 Stelle non è in grado di fare i conti. Io ci credo, non è tanto per me, è per i nostri ragazzi, figli, nipoti, io ci tengo moltissimo. Come? Da gente capace, infatti. Mi raccomando, in alto i cuori. Grazie. Prima una domanda, quante persone la prima volta che partecipano a un evento del 5 Stelle sulle mani? La prima volta. Dove eravate prima? Dove eravate prima? Chiedete scusa. Io giravo tutta l'Italia e voi stavate a casa sul divano a guardare la DURS, dove sono anche andato dalla DURS. Come? Vabbè, tranquilli, siete perdonati, scendere in piazza è sempre un gesto rivoluzionario, bello, ci stanno bambinetti a cavaceccio sui genitori, i carabinieri dietro tranquilli, stanno che perfettamente, quando si raduna il popolo dei 5 Stelle i ladri sono altrove, stanno molto tranquilli i carabinieri dietro. Grazie. Io ringrazio tutte le persone, anche nuove, che c'è anche la Dadone, c'è Fabiana, dovete essere molto fieri di aver avuto come rappresentante, come portavoce, una persona, una parlamentare per me eccellente come Fabiana Dadone. C'è il microfono che fischia, che dobbiamo fare? È la Fabiana Dadone, eccola qua, è diventata anche mamma 2 anni fa. Prego, prego Fabiana, potrei raccontare tanti di quegli aneddoti sulla Dadone, guardate, ma... evito, preferisco evitare. No, è veramente una collega eccellente. E vediamo un po', dato che prima le nostre candidate raccontavano un po' la loro vita, ve la voglio raccontare anch'io. Innanzitutto io sto facendo questo tour in tutta Italia per trovare un lavoro, perché esco dal Parlamento, quindi se avete delle proposte di lavoro le potete infilare nel campo. Qualche anno fa, quando non esisteva, io lo dico agli scettici, qualche anno fa, quando neppure esisteva il Movimento 5 Stelle, io ebbi davanti a me una scelta: o mi incazzo e basta e magari me ne vado via dall'Italia o provo a fare qualcosa. E decidemmo di mettere in piedi un gruppo di attivisti e poi di presentarci alle elezioni comunali di Roma del 2008. Non era stato ancora fondato il Movimento 5 Stelle. Mi presentai nel 2008 in una circoscrizione a Roma con la lista civica Amici di Beppe Grillo, si chiamava così, perché anni prima noi eravamo quelli che andavamo dai partiti politici a dargli delle proposte. Fate questo, no? Siamo cittadini, vi diamo una cosa da fare, fatela. E non ci hanno mai ascoltato, allora decidemmo di presentarci. La prima volta che mi presentai in un'elezione, appunto nel 2008, presi 0 voti, neanche uno. Non mi sono neanche votato da solo. E non è che è bello prendere 0 voti. Ti ricordo, tornai a casa, mia madre mi disse: come è andata? Io: potevo andare meglio. Presi 0 voti. Però durante quella campagna elettorale, con 3 amici in un bar di un quartiere di Roma, scrivemmo un programma per la circoscrizione, delle cose che per noi appunto andavano fatte. E ricordo che eravamo in questo bar, venne il barista e ci chiese: cosa state facendo? Noi stiamo scrivendo un programma per il municipio di Roma, perché sogniamo appunto il cittadino che si fa Stato, sogniamo un domani di entrare in Parlamento e portare avanti determinate battaglie. E il cameriere, il barista, ci disse: ma voi volete entrare in Parlamento? Sì, noi perché no? Perché Gasparri sì e noi no? E a distanza di qualche anno, 2 di quelle 4 persone che erano in quel bar sono diventati deputati della Repubblica. Soltanto credendoci, impegnandoci, così come hanno raccontato come esperienza queste persone che si sono presentate prima di me. Questo è l'obiettivo del 5 Stelle, permettere al cittadino di farsi Stato. Poi siamo perfetti? No, l'essere umano non è perfetto. Possiamo migliorare su tante cose? Assolutamente sì. Veniamo da Marte? Siamo incorruttibili noi? No, nessuno è incorruttibile. E vi giuro che non sto facendo outing, non vi sto facendo confessioni.
Il movimento però ha delle regole, 3-4 regolette, che riducono drasticamente la possibilità di contaminazione in quel palazzo che è un palazzo complicato. E lo dico ai neocandidati. È complicato quel palazzo. Prima dicevo un signore qui in piazza. Entri dentro pensando ai problemi dei cittadini, magari fai campagna elettorale pensando ai problemi dei cittadini, poi una volta eletto inizi a pensare al modo di essere rieletto. Per quello io ci tengo a girare le piazze anche da non candidato, perché da questo punto di vista io voglio prendermi una pausa di un po' di un anno, voglio tornare al mio mestiere, a scrivere qualcosa, approfondire, però per me la politica si può fare anche al di fuori del Parlamento. Sto girando tutte le piazze d'Italia, tra l'altro scegliendo comuni non enormi, anche per far capire i luoghi un po' abbandonati della politica. Io giro l'Italia e trovo centri storici ormai desertificati, e dove il centro storico diventa un deserto perché tanti eroi, piccoli commercianti, piccoli negozianti non ce la fanno più, massacrati dallo strapotere della grande distribuzione. Dove c'è deserto nei centri storici, magari in questo caso arriva pure la delinquenza. Pensate quanto anche quanto è correlata la crisi economica, magari di piccoli esercizi commerciali che sono un presidio sociale di un centro storico, anche con il tema della sicurezza, dato che si parla tanto del tema della sicurezza. Vi dicevo che il dramma della politica, la politica come professione, è quello drammatica. Se tu entri in quel palazzo e inizi a pensare che in quel palazzo ci puoi stare tutta la vita, come Napolitano che c'è entrato la prima volta nel 1953, 65 anni fa, se tu hai questo tipo di logica, magari farai di tutto pur di non perdere il posto di lavoro. È questa la questione mentale. A nessuno piace perdere il posto di lavoro. Se io appunto penso che l'unico mio mestiere è fare politica pur di non perdere quel posto, anche con una serie di privilegi, di benefit, non soltanto economici, ma non lo so, di status symbol, no? Perché ti piace magari entrare in Parlamento e vedere il carabiniere che si mette sull'attenti, averci quel privilegio, mandare un comunicato ai giornali e vedere che i giornali magari lo pubblico, essere intervistato, ti piace sentirti migliore del popoluccio, è lì che ti fotti. Anche per questo ho scelto di prendermi una pausa, perché in quel palazzo ci devi stare un tempo limitato della tua vita. Avanti un altro. È questa la questione. Però se tanti politici hanno fatto tutto quello che hanno fatto in questi anni, io credo che la responsabilità principale, non so se queste siano frasi giuste in campagna elettorale, però ce l'abbiano i cittadini italiani. Io lo sto dicendo in tutte le piazze d'Italia: se non ci sono bastati 25 anni di questo bugiardello di Arcore, oppure 3 anni di quest'altro, non lo so, bugiardello di Rignano sull'Arno, a capire la pericolosità politica di questi soggetti, il problema non sono più Renzi e Berlusconi, il problema sono gli italiani. Francamente è così, perché non se ne può più. Ora io tra qualche giorno andrò ad Arcore, farò un comizio a 300 metri dalla villa, chissà se starà lì a fare qualche cena elegante, alzerò la voce per farmi sentire da lì dentro, e magari proveremo a rendere pubblica, perché non è stata resa pubblica adeguatamente la sentenza di condanna di Dell'Utri, fondatore di Forza Italia. Perché guardate, di Berlusconi si può dire tutto, ma fesso non è. E quando lui oggi se ne esce parlando di Ponte sullo Stretto, non è che lui è perfettamente al corrente dei drammi che ci sono in questo paese, opere non finite, l'assenza di un treno per Matera, che è una delle città più belle del mondo, drammi relativi alle ferrovie dovunque, lui lo sa perfettamente. Quando lui parla di Ponte sullo Stretto si sta rivolgendo specificatamente alla mafia che gradirebbe quell'opera. Questa è la verità e me ne assumo le responsabilità. Mi querelasse, tanto. Mi querelasse. E guardate che già ci ha avuto rapporti con Cosa Nostra, perché con l'intermediazione di Dell'Utri, ripeto, oggi in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, Berlusconi, grazie a quell'intermediazione, pagò Cosa Nostra. E questi quattrini che andarono a Cosa Nostra, l'organizzazione che fece saltare in aria Falcone e Borsellino, da un lato sono serviti ad ottenere da parte sua, di Berlusconi, protezione sia personale che economica, e a Cosa Nostra per rafforzarsi, perché ha ricevuto tanti tanti denari. In un paese normale questo, no, aver pagato Cosa Nostra rappresenterebbe la fine politica di un uomo. Invece no, in questo paese anormale, fatto alla rovescia, tutto è perdonato a questo signore, a lor signori tutto è perdonato, ma orde di giornalisti spulciano le pagine Facebook dei candidati del 5 Stelle per tentare di trovare ciò che hanno scritto di sbagliato 4 anni fa, quando non pensavano neanche di candidarsi. Invece questo soggetto lo dipingono come nuovo salvatore della patria, anche se è un condannato per frode fiscale, cacciato dal Senato, incandidabile, ineleggibile, e ha pagato Cosa Nostra. E se non fosse vero mi dovrebbe querelare all'istante.
voi siete centinaia oggi qui, venite pure voi ad Arco, rinvadiamola pacificamente, stiamo lì, tranquilli, lì, a qualche centinaio di metri da quella villa. Io so che questa è zona leghista, me l'ha sempre detto un po' la Dadone, qua i leghisti sono... Io guardate, ve lo dico sinceramente, ci sono brave persone nella Lega, io l'ho sempre detto, ci sono dei colleghi con i quali abbiamo lavorato in Commissione Giustizia, ma brave persone. Il problema è sempre lì, il sistema. Oggi Salvini, uno che è entrato in politica, pensato un anno prima di Berlusconi, nel 1993, io ero al liceo quando Salvini venne eletto per la prima volta consigliere comunale a Milano nel 93, uno che ha fatto solo politica in vita sua. Oggi Salvini di fatto è tenuto per le palle da Berlusconi. Questa è la verità. È la verità. Ed è inaccettabile sentirlo parlare di legalità quando va insieme ad uno che non si può candidare in questo paese. È inaccettabile ascoltarlo scagliarsi contro la legge Fornero, per carità, per noi una legge assurda, noi non l'abbiamo votata, e andare di pari passo con Meloni e Berlusconi che quella legge l'hanno votata rendendo la legge effettiva dello Stato. Questa incoerenza totale, totale. Oggi tutti a parlare del dramma dell'immigrazione, ma che l'abbiamo bombardata noi la Libia qualche anno fa? Io non sono mai stato, per l'amor di Dio, un fan di Gheddafi, ma è compito dei popoli sovrani destituire i dittatori, non delle bombe straniere, altrimenti quello che ottieni è il caos. Quell'intervento fu di fatto ordinato da Napolitano e dai suoi amici americani, e Berlusconi si è piegato al diktat di Napolitano e degli altri, punto. Ma che io ho fatto affari con l'immigrazione e il 5 Stelle? Che siamo stati noi ad essere finanziati come il Partito Democratico con Talbuzzi sotto processo nel processo di Mafia Capitale, che diceva ci si fanno più quattrini con gli immigrati che con la droga? Che siamo stati noi? Allora questo è il punto, togliergli il business a tutti quanti il business, e anche ridurre le cause che spingono i cittadini africani a lasciare i loro paesi. Io ho lavorato in Congo, perché Kennedy Berlusconi ho lavorato prima di entrare in Parlamento. Io non ho mai trovato persone appunto con una vita decente in Congo, con tutta la voglia di scappare dal Congo e venire in Italia. Però se certe popolazioni vengono spolpate di fatto, oppure bombardate da queste missioni di pace, in realtà sempre missioni di guerra, è questa la causa, occorre intervenire anche sulle cause. Poi la posizione 5 Stelle è semplice: coloro che hanno diritto devono essere accolti e suddivisi tra tutti i paesi europei con delle quote ben fatte, coloro che non hanno diritto devono essere rimpatriati, arrivederci. Ma questo non è razzismo, è legalità, una posizione semplice, non ideologica, ma logica. Comunque, per quanto riguarda appunto i drammi delle imprese, il Movimento 5 Stelle propone questo. Uno, una banca pubblica di investimento su modello tedesco, per dare denari alle imprese, perché in Germania le imprese vengono finanziate anche dallo Stato, appoggiate economicamente, qua praticamente no. Se ti chiami De Benedetti, i quattrini MPS te li dà e tu li puoi pure non restituire, o li restituisci a Tozzi e Bocconi, o con delle azioni fallimentari della tua impresa fallimentare. Se sei un piccolo imprenditore o un ragazzo qui di questo paese, chiedi un prestito per mettere in piedi una start-up e non fuggire, non andare a fare lavapiatti a Londra, nessuno ti si fila, perché non sei il signor De Benedetti di turno o il signor Amato di turno, uno che telefonava ai vertici di MPS per farsi finanziare il torneo di tennis di Orbetello. Così falliscono le banche, e le banche sono fallite pure in terra leghista, dove Banca Veneta e Popolare di Vicenza, con la compiacenza della politica, sono fallite. Poi è arrivato Pantalone, è arrivato Gentiloni, 24 ore l'anno scorso di Consiglio dei Ministri, ha trovato 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche che loro signori hanno spolpato, e poi ci dicono non ci stanno i soldi per le imprese o i soldi per aumentare le pensioni minime o i soldi per il reddito di cittadinanza, per mettere fuori legge la povertà. Per le banche i quattrini ci stanno sempre, e 5 miliardi di euro sono stati regalati ad Intesa San Paolo, che si è poi comprata al costo di un euro due banche, Popolare di Vicenza e Banca Veneta, 50 centesimi di euro una banca e 50 centesimi di euro un'altra, anzi le parti buone di queste due banche. In più si è beccata 5 miliardi di quattrini nostri. 5 miliardi ci è costata la guerra in Afghanistan. Il 5 Stelle vuole tornare immediatamente, vuole richiamare i propri militari dall'Afghanistan, perché la guerra ce l'abbiamo in casa, e si chiama mafia, disoccupazione, voto di scambio. Nessuno, a parte il 5 Stelle, in questa campagna elettorale parla di corruzione, eppure lo sapete quanto costano le opere in questo paese, il triplo rispetto alla Francia e rispetto alla Spagna. E ce li vedete il PD e Forza Italia a parlare di corruzione? Che fanno? Si arrestano da soli, secondo voi?
Solo noi abbiamo scritto un piano durissimo che prevede il DASPO per i politici corrotti, serio. Se sei un politico condannato appunto per corruzione o per reati contro la pubblica amministrazione, non potrai mai più presentarti in nessuna elezione per tutta la tua vita. Se sei un imprenditore, un'impresa che per ottenere un appalto hai dovuto corrompere un pubblico ufficiale, non puoi mai più partecipare a bandi pubblici. Così tuteliamo gli imprenditori onesti di questo paese, che sono dei veri eroi, gli imprenditori onesti di questo paese. Due, riforma della prescrizione. Stoppiamo la prescrizione quando parte il processo. Se c'è rinvio a giudizio, il processo inizia, deve finire, punto. E questo oltretutto garantirebbe dei risparmi per le casse dello Stato, perché se il delinquente, che sa che non può arrivare alla prescrizione, quindi alla cancellazione del suo processo, ma ha contro di lui delle prove schiaccianti, in quel caso andrà dal suo avvocato e non gli chiederà allunga il brodo per riuscire a cancellare il processo, gli dirà qua abbiamo delle prove schiaccianti contro di noi, vai, chiedi il rito abbreviato, così magari otteniamo qualche sconto di pena, il processo dura meno, c'è certezza della pena, il delinquente va in galera perché i delinquenti in galera ci devono andare e il magistrato si può occupare magari di un altro processo, e così snelliamo appunto il lavoro nei tribunali, risparmiamo tanti miliardi. Ma lo sapete perché non l'hanno mai modificata la prescrizione? Perché loro signore si sono salvati grazie alla prescrizione. Politici prescritti per corruzione, per concussione, politici prescritti per mafia in questo paese. Abbiamo in mente un piano energetico nazionale per uscire dalle fonti fossili da qui al 2050. Oltretutto, sappiate che oggi investire sulle fonti rinnovabili non soltanto ci migliora l'ambiente, ci fa respirare più pulita, ci permette di creare posti di lavoro. Abbiamo calcolato che 1 miliardo di euro investiti in fonti rinnovabili produce 15.000, 16.000, 17.000, c'è chi dice 18.000 posti di lavoro. Così come tantissime migliaia di posti di lavoro li creiamo investendo nell'efficientamento energetico e anche nella lotta al dissesto idrogeologico, e questo è un paese dove se piove ci scappa il morto. Se tu investi 1 miliardo di euro in fonti fossili, crei 500 posti di lavoro. Siamo dei geni noi? Pensate che gli altri non ci abbiano mai pensato? Certo che ci hanno pensato, ma gli altri sono in conflitto di interessi. Il dramma della politica è questa. Io questo tour lo sto finanziando esclusivamente con delle libere donazioni. Lì c'è un totem, un apparecchio che è un po' un apparecchio dove se volete mettete pure la carta di credito e fate una donazione. Noi prima in 2-3 secondi ve la cloniamo e poi alla fine... Potete mettere 5 euro, 10 euro, quello che volete, e vi riesce fuori la ricevuta dell'effettiva donazione, effettuata donazione. Così, pensate che la politica questa è. Se tanti cittadini riescono a finanziare il 5 Stelle, noi avremo un unico lobbista, il popolo italiano, a cui render conto. Il dramma invece dei grandi finanziatori della politica, che poi controllano i politici grazie al loro finanziamento, sta tutto lì. Io faccio spesso degli esempi. Nel 2006, per farvi capire il sistema, perché io ci ho avuto a che fare dall'interno 5 anni, nel 2006 Riva, che era capo dell'Ilva, poi è morto, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Bersani diede 98.000 euro, a Berlusconi 240.000 euro a Forza Italia. Finanziamenti assolutamente leciti, non parliamo di finanziamenti illegali. Ma qual era l'idea di Riva dell'Ilva? Io do quattrini a tutti, così vince uno, vince l'altro, a me non mi interessa, mi restituirà il favore. L'avete visto il Padrino? Quando gli facevano i favori a Don Vito Corleone, anzi Don Vito Corleone faceva determinati favori, questi che le dicevano gli rispondevano: Don Vito, cosa vuole in cambio? Nulla, basta che non te lo scordi. Questa è la logica. Io ti permetto di essere eletto, poi tu non te lo devi scordare, e non se lo scordano. Proprio quei politici che vivono di politica e pensano che l'unica cosa importante sia continuare a stare in quel palazzo. E infatti negli ultimi anni sono stati fatti tanti decreti salva Ilva, ma i cittadini di Taranto continuano a morire in un quartiere, guardate, un dramma, si chiama Tamburi, dove ad ogni respiro magari si ammala qualcuno di cancro, perché in questo paese tante persone si ammalano di cancro per l'ambiente inquinato. Ci sono tante terre del fuoco, non soltanto in Campania, pure nel Bresciano. La mafia insieme alla politica corrotta ci ha disseminato dei rifiuti tossici. È tutto con questa logica, no? Il finanziamento. Come funziona? Il politico per ottenere quel posto di lavoro, perché non possono perdere quella poltrona, quel posto di lavoro, magari si è anche rivolta al mafioso di turno e gli ha chiesto pacchetti di voti, tanto il mafioso li controlla, perché in questo paese il voto è controllato, magari anche qui è controllato. Il voto di scambio c'è anche in Piemonte, non c'è soltanto in Calabria e in Sicilia. Anzi, la mafia, l'andrangheta è arrivata anche da queste parti, non solo in Campania e Sicilia e Calabria. Magari cambiano le tariffe da un posto all'altro.
capendo questo sistema, i voti controllati, i politici che vanno magari anche dal lobbista o dal delinquentello di turno per raccimolare pacchetti di voti e poi restituiscono il favore una volta che gestiscono il potere, quindi i denari dei cittadini, capite perché viene demonizzato il reddito di cittadinanza del 5 Stelle? Perché con un reddito di dignità magari tanti cittadini, e non li sto giustificando, non sarebbero costretti a vendersi il loro voto, e tanti politici senza il voto di scambio non verrebbero eletti neanche dai familiari più stretti, perché i familiari più stretti li conoscono bene e non li voterebbero mai. Questa è la logica. Il reddito di cittadinanza non è regalare quattrini a chi non vuole lavorare, ma state scherzando? Io mi sto facendo il mazzo e non sono candidato, pensate che vorrei un paese del genere? Assolutamente no. Significa aumentare le pensioni minime a 780 euro al mese, perché è intollerabile permettere, diciamo costringere i pensionati a campare con 440 euro, e il reddito serve a non far ammazzare magari un cinquantenne, un sessantenne che se perde il lavoro in questo paese cosa fa un sessantenne che è troppo giovane per andare in pensione? Cosa fa? Si nasconde. Da comprarsi uno psicofarmaco, si vergogna di uscire di casa. C'è un po' di acqua. Ed è un problema sociale, non soltanto economico, sociale. Il reddito di cittadinanza è questo, funziona così. Tu hai diritto a vivere ad un reddito e i soldi ci sono. Per ricevere il reddito di cittadinanza devi lavorare 8 ore gratuitamente per il tuo comune d'appartenenza e ti devi inserire in un percorso formativo all'interno dei centri per l'impiego per imparare magari un mestiere nuovo, anche perché questa è la verità, da qui a 10 anni spariranno alcuni mestieri che oggi ci stanno, questa è la società, ci dobbiamo pure preparare un po' al futuro, per quello serve un reddito, è molto importante. Tu ti inserisci in un percorso formativo, impari determinati mestieri, nel frattempo tu che prima non hai un reddito, una volta che lo ricevi, magari in questo paese li spendi qualche denaro in più, lo spendi in quel bar, in quella pasticceria e rimetti un po' in circolo l'economia reale. Così magari quella pasticceria ci avrà bisogno di prendere un pasticcere e quindi magari chiamerà una persona che riceve il reddito di cittadinanza, che nel frattempo si è formato in pasticceria, lo assumerà, costui perderà appunto il reddito di cittadinanza, non ne avrà più bisogno e quel reddito di cittadinanza andrà a un'altra persona che ne ha bisogno. Questo si chiama circolo economico virtuoso. Oltretutto abbiamo pensato a un reato ad hoc per punire coloro che mentono per ricevere il reddito di cittadinanza. Semplice. C'è una legge giusta, non è assistenzialismo, non si può tollerare appunto la presenza di milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà, oltretutto quei soldi rientrerebbero nel mondo reale, nell'economia reale, dando un vantaggio a tanti tanti, soprattutto centri storici, ripeto, che stanno morendo in questo che è il paese, e non lo dico perché sono ruffiano o populista, io ho girato tanto in vita mia per lavoro e non esiste un paese più bello dell'Italia, sotto tutti i punti di vista, culturale, anche legato all'enogastronomia. Infatti noi siamo molto oneste, ma io tangenti in Barolo, Barbaresco, io queste li prendo, Castelmagno, se volete. Non mi sta. Il camper è diventato una salsamenteria là dentro, non sapete quello che c'è stato. Tutto dolce, poi un po' più di salato se è possibile, professore. Vi ho parlato di qualche idea, qualche punto del programma, però credetemi, il punto principale non è tanto, senz'altro il programma, però oggi leggete i programmi dei partiti politici, su tante cose si è d'accordo. Domandatevi il perché non sono stati capaci a realizzare certe idee. Per me che li ho conosciuti non perché siano tutti farabutti e delinquenti, ripeto, ci stanno brave persone in tutti i partiti politici. In alcuni partiti li devi cercare con particolare attenzione, ma ci sono anche lì. Il dramma, ripeto, è la politica come professione. Quello è un palazzo, e mi rivolgo ai nostri candidati, un palazzo strano, che se non stai attento ti fotte, ti inizia a farti montare la testa, entri lì dentro e poi dopo un po' inizi a pensarti migliore dei cittadini fuori. Occhio, quando inizi a chiamare il popolo sovrano, cioè i tuoi datori di lavoro, elettori, per me già c'è qualcosa che non va. Elettori sono funzionali, strumentali alla mia elezione. No, sono i nostri datori di lavoro. Io sono stato per 5 anni un dipendente del popolo italiano all'interno delle istituzioni e mi sono comportato bene. E mi sono licenziato io per fare un'altra cosa. Questa è la logica. Perché quel palazzo, magari qualcuno prima o poi entrerà, io ve lo auguro. Perché no? Perché no? Io pure un tempo non l'avrei mai pensato, invece è successo. Quel palazzo è un po' costruito per farti staccare dalla realtà. Ti casca qualcosa in terra, arriva il commesso che te lo raccoglie. Ti trattano tutti come se fossi un nobile, appunto per
spingerti a staccarti dalla realtà, perché un politico si brucia il cervello quando inizia a sentirsi migliore dei cittadini. Perché inizia proprio un processo di autoconvincimento e autogiustificazione delle nefandezze. Un politico, un parlamentare che si sente migliore dei cittadini fuori inizia a giustificare magari qualche nefandezza, inizia a pensare: io, essendo migliore del popoluccio, ho diritto a questo privilegio perché sono migliore. Quell'auto blu mi spetta di diritto, lo stipendio da 13.000 euro al mese mi spetta di diritto, quel vitalizio mi occorre perché io sono un parlamentare della Repubblica Italiana. Vedete il meccanismo appunto mentale, ma non solo lui. Magari inizia a pensare che quella non sia una tangente, ma un regalo di un imprenditore che lo vuol premiare del lavoro ben fatto. No, e che sarà mai 20.000 euro? Ho lavorato bene, mi sta facendo un regalo. È lì che ti tiene, che ti fotte, che ti controlla, con quella mazzetta magari. Perché questa è una repubblica fondata sul ricatto ormai, su ricatti incrociati, finanziatori, magari corruttori con corrotti. Un casino incredibile, un casino incredibile. E lo dico sinceramente, non è che il 5 Stelle c'ha la bacchetta magica. Noi abbiamo vinto storicamente in tutte le realtà in macerie, questa è la verità. Abbiamo vinto a Roma con 15 miliardi di euro di debiti, però ci tengo però a precisare che sono falsità molte delle cose, anzi quasi tutte delle cose che si ascoltano su Roma nei telegiornali, il PD1, il PD2, il PD3. Fatevi un giro a Roma, problemi ne abbiamo? Sì. Problemi con i trasporti ne abbiamo? Sì. Ci hanno lasciato 15 miliardi di euro di debiti, gli espertoni, quelli che non sbagliano mai, 15 miliardi di euro di debiti. Ma io ho fatto una trasmissione su Rete 4, hanno mandato un servizio su Roma e i topi ci stanno, è vero, perché ma ci stanno in tutte le città italiane. A un certo punto i dromedari e i cammelli, io non l'ho mai visto i dromedari e i cammelli, non li ho mai visti, al circo fu, una cosa incredibile, sì. Sì, il maiale che poi era scappato a una famiglia di Casa Monica, la Meloni ci ha fatto un delirio, invece prosciutto e Meloni, invece erano, il maiale era di Casa Monica. Cioè questa lettura non è così, la verità, io ve lo dico, che se la Raggi avesse detto sì alle Olimpiadi di Caltagirone, Malagò e Montezemolo, l'avrebbero portata quassù, ma dato che gli abbiamo detto no a questi poteri forti, che poi ho conosciuto, è poca roba Malagò e Montezemolo, non crediamo, io vi racconto un aneddoto che mi è successo con Malagò e Montezemolo, cioè... Avendo detto no a questi poteri forti, capirai, è partita la vendetta mediatica. E Caltagirone, uno che voleva fare le Olimpiadi, i terreni suoi, uno che c'ha, è proprietario del Messaggero e del Mattino di Napoli. Capite com'è il sistema, l'interconnessione che c'è tra politica, imprenditori, editoria. Io non ce l'ho con i giornalisti, prima ho risposto cordialmente e con garbo ai giornalisti come faccio sempre. Vorrei soltanto lo stesso trattamento per tutti, perché vado dalla Gruber e mi fa certi interrogatori. Cioè manca, io lo dico sempre, solo la lampada accesa. Di Battista, confessa, io non ho fatto niente, Lilli. È incredibile, poi ci fa Renzi, gli danno il microfono e se ne vanno. È incredibile. Alle volte tu spegni la televisione, si accende da solo e compare Renzi. No. Spegnetela, accendetela solo quando ci vado io, solo quando ci vado io. Lo stesso trattamento vorremmo. Il dramma sono gli editori impuri. Dovete sapere che oggi, se non sbaglio, il Corriere della Sera c'ha qualche debito con Unicredit. Unicredit sta dentro Mediobanca e il 10% delle azioni del Corriere della Sera sono in mano a Mediobanca. Oggi il gruppo De Benedetti c'ha l'Espresso, Repubblica, forse pure la Stampa, questo. E De Benedetti è uno del PD. Così del PD, che anzi è uno che controlla Renzi, addirittura Renzi gli dà le soffiate per fargli fare qualche affaruccio in borsa, ma in un paese normale si dovrebbero nascondere, invece no, ripeto, Renzi si permette di parlare, quello che doveva abbandonare la politica, manco il Parlamento perché non sta in Parlamento, in caso di sconfitta nel referendum, ma che credibilità uno che dice dovunque, io non sono come gli altri, attenzione, io non sono come gli altri, qualora dovessi perdere che faccio? Lascio la politica, mica mi interessa la politica, e mo sta lì, quell'altra, io pure lascio la politica, mo se fa candidato a Bolzano dove non la conoscono, proprio dove non la conosco, ma io ci vado pure a Bolzano per mettere in guardia i cittadini di Bolzano, vado pure là, non so quanti ci saranno, ma vi rendete conto che quelli che dovevano abbandonare la politica si fanno candidare dovunque? E io sto qui a fare un giro da non candidato, ma non basta questo a capire che forse in Italia c'è qualcuno che crede in un programma e nella politica a prescindere dalla poltrona e dalla rielezione, santa pazienza. Quello è un palazzo strano,
Ma è dipeso anche da noi il fatto che sia stato popolato da animali strani, personaggi mitologici, metà Cicchitto, metà Gasparri, metà Franceschini e metà Fioro. È anche responsabilità nostra, oggi siamo centinaia qua, ognuno ha il dovere di diventare un piccolo strumento di controinformazione. Andate dagli scettici, andate da coloro che sono del 5 Stelle a loro insaputa, andate da coloro che sono del 5 Stelle ma hanno difficoltà ad ammettere a loro stessi il fallimento, ovvero ho sbagliato a votarlo quel tipo per 25 anni, perché ammettere a noi stessi gli sbagli e mica è facile, uno deve dire sì, ho sbagliato, tante persone non ce la fanno, allora per non, pur di non votare 5 Stelle trovano una scusa per non votarlo, ma Di Maio ha sbagliato quella cosa, Di Battista ha utilizzato il turpiloquio, Grillo urla, in un paese, lo dico sempre, strano, dove se dici cazzo c'è la mafia a Roma c'è chi si scandalizza per il cazzo, in questo paese ipocrita, perbenista e democristiano, democristiano. Destra, sinistra, ancora con queste categorie, usciamone, usciamone. Sì, sta roba qua, Spelacchio. Io ho visto persone in giornalisti che intervistavano Spelacchio pensando che gli una cosa che è dell'incredibile. Io ci sono passato, l'ho detto che era più vivo di Renzi, assolutamente ve lo garantisco. Ma c'è quell'altro Sala, non so se si è rinviato a giudizio, indagato per quell'appalto all'Expo 2200 alberi e tutta sta roba tra filetti, Spelacchio non lo so, il Corriere di Marte ha pubblicato il reportage su Spelacchio, santa, è incredibile, ma lo vedete il sistema mediatico com'è, e è tutto lì. Ah, vi devo raccontare l'episodino per capire pure quanto è responsabilità nostra che certi soggetti ci abbiano gestito la vita. Una volta stavo a Fiumicino, mamma mia, mi hanno dato questi guanti di lavoro, ma ha nevicato prima, no, ora è pioggia, no? Vabbè, ma io fino alle 3 reggo stasera. Stavo a Fiumicino, a un certo punto stavo al telefono, al cellulare, con una persona importante, però per la privacy non voglio dirvi chi fosse. Si avvicina a Malagò, presidente del CONI, non ce l'avevo mai visto, mi fa, chi è io? Ma che vuoi? Dimmi chi è, io ho detto una persona più importante di te, fammici parlare, ma cosa vuoi Malagò? A un certo punto arriva Montezemolo, era prima di dire no alle Olimpiadi, se lo prende sotto braccio e dice andiamo via da loro che sono contro di noi, e ridono e se ne va. Io ho pensato, ma in che mani siamo? Ma che personaggi sono? Poi gli esperti siamo noi. A parte sembrava una barzelletta di Battista a Fiumicino con Malagò e Montezemolo, una cosa... Io ho avuto l'opportunità, non dico il privilegio, di conoscere certi personaggi che li vedete in TV, incensati dai talk show, dai giornali che pubblicano le cose, 80 euro qua e là, ha fatto, cioè questi fanno le proposte che non hanno mai fatto e li descrivono come geni, però Renzi vuole togliere il canone alla RAI, ma c'era messo in bolletta l'anno scorso, me lo ricordo soltanto io. Cioè questi personaggi io li ho frequentati, ahimè, per un annetto e mezzo non li frequenterò perché me ne parto e mi faccio quello che voglio fare, e guardate che non sono niente di che, non sono niente di che. Cioè non è che sono chissà che cosa, tu pensi la politica, però il politico, l'onorevole, arriva con l'auto blu, bisogna portare rispetto. Sono nostri dipendenti, semplice. E guardate che basterebbe un po' più di controllo popolare intorno al potere, chiamiamolo così, di partecipazione alla politica, e certi mostri non sarebbero neanche nati in questi ultimi 30 anni. Per cui è la nostra accidia, la nostra, diciamo, pigrizia anche mentale, il nostro disinteresse alla politica che ha favorito appunto la proliferazione di certi soggetti. La responsabilità è nostra, quindi fate quello che volete. Io il mio l'ho fatto, io di più non potevo fare in questi 5 anni, anche in questa campagna elettorale. Io non posso fare di più, io il mio l'ho fatto, me ne vado a testa alta. Spetta a voi prendere una posizione, magari schierarsi, senza dimenticare che schierarsi in questo paese democristiano non è facile. Chi non si schiera campa sicuramente più sereno, con un fegato di dimensioni senz'altro migliori, ma chi non si schiera campa comunque senza dignità in questo paese. Io mi sono schierato, mi guardo allo specchio e sono fiero di quello che ho fatto. Poi se rivoltate magari le persone giù in fondo, qualche scettico in più, se volete rivotare gli stessi, sperando che quello che non hanno fatto prima faranno domani, d'accordo, amici come prima, però basta con le lamentele ai bar la mattina, perché le lamentele di chi rivota gli stessi, le lamentele non sono più accettate, non vi lamentate più! Noi vogliamo un'opportunità. Posso garantirvi al 100% che ce la faremo? No, no. E ve lo dico onestamente, perché i poteri sono forti, delle sacche di potere che intendiamo aggredire sono forti, però vogliamo un'opportunità e vi mettiamo sul piatto un programma,